Buongiorno Ushki. Buongiorno amore. Buongiorno. Oggi è giorno di pioggia. Dopo questi tu li riprendi a me, fammi. Sì, le scelte di oggi è giorno di pioggia e noi approfittiamo per fare pulizie. Di scarpe. Tra cui, di scarpe di Aurora che o gli stanno strette o so, tipo questa rovinate, ma proprio cioè che manca la pelle. Ragazze, guardate questa Geox. È un peccato, ma poi non gli va pure neanche il numero. Perché questa magari lavandola viene anche pulita. Allora ragazze, scarpe sistemate. Praticamente qua sotto ci sono tutte le sue ciabattine o da mare, e poi queste che sono in realtà da lavare. E poi qui abbiamo quelle per uscire, che praticamente sono tutte regalate da Ivana. Cioè questi sandaletti sono proprio carinissimi. Idem queste Vans, perfette perché adesso è il periodo dove piove, quindi questo è il reparto di Auri. Allora ragazzi, siccome tra un po' Aurora rinizia il nido, abbiamo iniziato a fargli le cose per i cambi, così qua c'è la sua borsa e stiamo decidendo cosa mettere, oltre ai documenti che Claudio deve riportare, però vabbè. Allora, cambi preparati e poi qui c'è il ciuccetto. E adesso li vado a mettere qua dentro. In più dobbiamo comprare una scatola di pallonini nuovi e poi per i primi giorni prenderemo anche una scatola di salviette, perché ovviamente il nido le fornisce, però magari all'inizio si trovano sprovvisti, quindi sinceramente costano un euro, non mi cambia niente darglieli. E basta, questo è l'occorrente. Adoro i cambi estivi, perché praticamente sono due cose: pantaloncini e maglietta. Invernali c'è di tutto, giacchetti, pantaloni, body, mamma mia, un incubo. Ragazzi, ho preparato la lista di ciò che deve comprare da risparmio casa Claudio. Dite che ce la farà o si dimenticherà qualcosa? Dico, con la lista solitamente sono bravo. No? Sì, dai, diciamo di sì. Da risparmio casa sì. In farmacia no. Vabbè, devo leggere bene la lista, certe volte mi scappa qualcosa. Ragazzi, allora siamo spariti, io mi sono un po' sistemata. Io no. Claudio praticamente ha fatto tutte le cose di casa. Vabbè, qualche cosina, niente di che. Mo ho preparato il pranzo. Sì. Oggi pollo con le patate, light, senza olio, senza niente, friggitrice ad aria nuova. Sì, la cosa bella di questa friggitrice, al contrario di quella che avevamo noi, è che è gigante, veramente sì, gigante. Infatti, guardate qua. Praticamente è come usare il forno. Esatto, ma la cosa bella è che è fino a 4 persone o 5, una cosa del genere. E poi potete fare anche due strati, quindi sì, cuocere... vabbè, io sto cuocendo tutti insieme, ma in realtà potete cuocere le patate sotto, il pollo sopra, come esatto, volete. Esatto, se avete tipo, che ne so, a chi piace il pesce e vuoi fare il pesce, non vuoi che si... Però così si insaporisce di più, secondo me, il pollo, quindi farò tutto insieme. Chiudo. E poi in 20 minuti, ragazze. Si preriscalda 3 minuti e poi parte con la cottura. Ragazzi, ecco il pranzetto che ha preparato Claudio in friggitrice. Abbiamo patate, pollitos e un po' di insalata. Aurora ha già mangiato, ragazzi. Allora ragazzi, le patate mi avevano fatto penare perché non riuscivo a cuocere come volevo. Adesso sono spettacolari, praticamente sembrano fritte. Mamma mia, che buonissime. Però non c'è un filo di olio, ragazzi, quindi non è niente di fritto, eh. Però guardate qua, sono scrocchiarelle. Buonissimo. Stavo dicendo, Auri ha già mangiato e adesso sta andando a giocare. Stiamo facendo mangiare prima ultimamente, solamente perché sta attraversando un periodo, vuoi dirlo? Che tutto quello che lei vede vuole. Esatto. Quindi tu gli fai una cosa per lei e una cosa per te, anche se la tua è molto peggio, lei vuole la tua. Tipo, lui molto spesso mangia, che ne so, fiocchi di latte, tacchino e uova, insalata. A lei gli fa, che ne so, la pasta e in più per secondo il pollo con le patate, no? Oggi gli ha fatto la pasta al sugo e un po' di pollo con le patate. Se lei avesse visto noi, non avrebbe mangiato la pasta. Quindi la stiamo cercando di far mangiare prima solo per questo, però in realtà almeno mangia un pasto completo e sensato, ecco, diciamo così. E, scusate il rumore, qui si c'ha caldo oggi che tira vento finalmente dopo 10 anni e sta sempre... Quindi lo sentite così. Pranzo finito, adesso io e Auri siamo con la bambola, è vero? Che dobbiamo fare i ninni. Il papà è uscito, va un attimo al lavoro, poi deve passare da risparmio casa, in più mi devo andare a prendere un pacco.
Buonanotte. Allora ragazzi, sono dovuto andare un attimo al lavoro e mi hanno innervosito, nel senso che dovrò tornare domani, credo di dover diminuire ferie di una settimana perché c'è bisogno che io vada a lavoro, c'è un po' di casino e quindi poi vediamo come fare con Aurora, con Elena, insomma un po' un casino, va. Però nel frattempo sono uscito e sono venuto a fare un po' di spesa da Risparmio Casa con la lista che mi ha dato Ele, quindi non mi posso sbagliare. Ecco qua, Risparmio Casa, spesa fatta. E poi mi hanno chiesto all'uscita se per 3 euro mi davano, per 3 euro mi davano un set di coppette. Mi è sembrato carino, l'ho preso. Speriamo di non aver sbagliato. Adesso vado da Lidl e devo prendere solo il sale, le pesche, insomma qualcosina così. E poi passo, cioè vado a casa. Guardate questo tempo, ragazzi, l'aria è un po' fresca, si respira finalmente. Allora ragazzi, Claudio è tornato, Aurora si è svegliato tutto in concomitanza e mi ha fatto: vuoi far tu lo svuota la spesa? Io gli ho detto: oddio, perché, che hai fatto? E lui: no, no, niente, solo che devo fare lo spuntino. Io: ah, ok, pensavo che avessi tipo dimenticato qualcosa, io dovevo assistere in diretta. Vieni Aurora. Allora, innanzitutto scontrino alla mano ha speso 33 euro e doveva comprare praticamente 3 cose: le pesche, le polpette, il macinato per stasera, e la terza cosa era sale fino. Vediamo, allora il macinato per le polpette c'è, approvato. Poi il sale fino c'è, eccolo qua, ed infine le pesche, che stanno nell'altra busta, immagino, eccole. Ok, e ci siamo. Costo totale della spesa, no, tra l'altro ne ha presa una a marcia, io sono stato per ore. Sì, non cercare, non è marcia, si era schiacciata adesso una busta, vabbè. Comunque, costo della spesa 5 euro per arrivare a 33, ha preso albume d'uovo. Sarete perché che gli serve, penso, per fare gli spuntini. Un altro sale, perché uno è fino e uno è grosso, ok, vabbè, questo te lo abboniamo. Poi ha preso queste, vabbè, che l'ha presa in realtà per me, quindi vabbè, anche per questo lo perdoniamo. Ed è il mix nut, praticamente sono tipo il mix di frutta secca, tipo noci, anacardi, no? Cioè ci sono diverse cose. Poi si è preso gli yogurt greci, senza farveli vedere tutti, comunque sono sempre quelli classici della Milbona, che tra un po' io faccio tutto cadere. Poi ha preso questi qua, che sono praticamente i fake fetta al latte, che glielo diamo ogni tanto ad Aurora per merenda. Poi ha preso una quinoa brawl con le potato, quindi con le patate e gli scampi. C'era scritto fitness ball. Fitness ball, vabbè, comunque questa qui io credo sia per due persone perché sono 4 etti. Vabbè, questa ispira, quindi diciamo che questa è anche 84 la... 84 calorie per 100 grammi. La metto nelle cose che hai da abbonare, diciamo. Questi, vabbè, è una tartare di scottona che si mangia lui. C'è un'offerta, 3,20 euro. Per cena, ah, vedi, ah, fai come me. E poi, vabbè, ha preso i citrioli, anche questi li possiamo abbonare, dai. Quindi, vabbè, diciamo che è come me, lui. Quando dice: dovevi comprare solo due robe, che cos'è? È uguale. Poi da Risparmio Casa ha comprato i tovaglioli che c'erano nella lista. Ma è 1,29 euro, prima stavano a 99 centesimi. Poi vabbè, i pannolotti per Auri da portare al nido, che mo rinizia. Poi vabbè, lo Scottex che serviva. Poi si è comprato varie scatole. Te l'hanno dato in omaggio? Con la... 4 euro. Con 3 euro. Vabbè, sono fighe quelle tipo salva spazio che entrano una dentro l'altra. Vabbè, sono pure carine queste. Risparmio a casa ha speso altri 27 euro, quindi andiamo bene. Non si può lasciare da solo, no, sto. Non ho comprato niente di extra. Poi ha preso le salviette per Auri. Ha
aveva giusto affermato, io non so se l'avete sentito, però qui non ho comprato niente di extra. E già siamo a due cose extra, eh? Poi ha preso, vediamo, vabbè, il gel per la lavastoviglie e vabbè, l'ammorbidente, lo smacchiatore che gli avevo chiesto io e la carta igienica con la quale sto usando come base. Vabbè dai amore, ti risparmio casa, sei stato più bravo. Mo niente, mi sono arrivati tre pacchi che vi faccio vedere, che tra l'altro c'è mia figlia che li vuole scartare, quindi adesso andrò. No, mia figlia mi sa che uno è già riuscita a scartarlo. Ragazze, in tutto ciò ho preparato un pacchetto che devo fare il reso di quei due smalti, perché alla fine il giornalaio era chiuso e non l'ho più fatto. Mi ha preparato il caffè, grazie amore. Hai fatto merenda? Sì. Si vede, eh? Che buono questo caffè. Prepararlo pure a papà, dai. Comunque adesso è iniziato a piovere, piovicicare, però già sta piano piano smettendo. Oggi il tempo è un po' così, a pranzo c'era tanto sole, poi adesso un po' di pioggerella. E niente, poi ho preparato anche un altro pacco qui, che questa è la vendita del libro Il cognome delle donne, che ho fatto su Vinted. Alla fine l'ho venduto a metà prezzo di quanto Claudio l'ha pagato, e così mi ci potrò prendere altre cosine su Vinted. Tanto io ci compro i libri usati e una volta letti li vendo a meno di quanto chiaramente li ho comprati. Comunque volevo farvi anche vedere delle cose che mi avete mandato voi della lista nascita, e in più un pacco che mi è arrivato. Però aspetto un attimo che escono, così magari sto un attimo con Aurora che non sta dando il tormento al padre. Allora, Claudio e Auri sono usciti, io sono qui in camera che mi stavo gustando il cappuccino. Tra l'altro questi di Nescafè hanno tipo tantissima schiuma, non so come farvelo vedere. Eccola qui. Io sono cappuccino, tè, tisana, addicted, appena sento una folata di vento in più e l'estate che fa, ciao ciao. Comunque, oltre a questo, volevo mostrarvi appunto le cosine, tra l'altro infatti fateli patrimonio dell'umanità, queste cose che ti riscaldano, ti purificano l'anima in un modo incredibile. Comunque, volevo ringraziare due di voi che mi hanno fatto dei regali meravigliosi della lista nascita. La lista nascita è la lista che io ho fatto principalmente per tutte le persone che sono venute al gender reveal, oppure che appunto quando partorirò vogliono farmi un regalo, o anche soprattutto in particolare per i parenti di Claudio che stanno tutti giù e quindi possono mandare i pacchi direttamente a casa nostra. Ma molti di voi anche volevano partecipare e fare un pensiero al piccolo, che tra l'altro vi dobbiamo ancora dire il nome, perché in realtà ragazzi stiamo ancora lottando e decidendo. Vabbè, comunque ogni mese, ogni settimana cambiamo idea, Claudio cambia idea, quindi ogni volta ci siamo lì tre ore a parlare. Vabbè, comunque niente, quindi vi lascio la lista Amazon nascita giù nell'info box, che può essere utile anche alle neomamme per darsi per farsi un'idea delle cose che possono essere utili, e in generale anche se volete farmi dei pensierini, non siete obbligate, assolutamente la condivido per i motivi poco fa elencati. Allora, il primo regalo meraviglioso è da Federica Padoan, scusa se ho pronunciato male il tuo cognome. Ciao Ele, ti seguo da anni e ci tenevo a inviarti un piccolo pensierino per il vostro bimbo. Vi auguro un meglio, un saluto anche a Claudio e Auri da Federica. Allora, Fede ci ha fatto questo, l'ho dovuto subito nascondere perché appena Aurora l'ha aperto ha detto è mio, è mio, è mio. Comunque, sono dei bavaglini troppo belli, ma proprio troppo belli, in silicone. Questi sono utilissimi, a parte che io ce l'ho in silicone ma è tipo rigido. Invece ragazzi, questi vedete come sono pieghevoli, perfetti anche da portare in viaggio. E sono i bavaglini che principalmente quando magari hanno poche forniture ci può richiedere il nido per qualche settimana.
e solitamente li forniscono, però può capitare insomma che hanno dei ritardi, insomma se ci sono scioperi, no, sapete, tipo benzina eccetera eccetera. Comunque sono meravigliosi. Allora, uno è a gatto. La cosa bella è che sono regolabili, quindi vanno benissimo sin da quando è piccolo, vedete, col collo praticamente piccolino, fino a poi quando cresce. Comunque, allora, il primo è col gatto. Poi c'è questo con diciamo la balenottera e un faro, color Tiffany, molto carino. E poi c'è l'elefante che fa il bagnetto. Sapete che io sono in fissa con l'elefante ed è secondo me il simbolo che do a mio figlio, e quindi poi me lo tatuerò insomma vicino ad Auri. Auri era unicorna e quindi ho tatuato l'unicorno. Con lui tatuerò l'elefante, appunto. Mentre l'altro regalo arriva da Valentina, che purtroppo non ha detto il cognome, quindi io spero che ti riconoscerai. Un piccolo pensiero per una famiglia straordinaria e speciale da Valentina. Grazie Valentina, grazie anche a Federica, siete state veramente un amore. Anche lei ha scelto i bavaglini, si vede che... siete mamme, non lo so, perché avete scelto le cose che veramente sono tipo il patrimonio, perché lavette, bavaglini, veramente body, sono le cose che più vanno, soprattutto appunto lui nascerà in inverno, quindi si farà tutto inverno, tutta la primavera, dove appunto le lavatrici, almeno a Roma per dire, piove fino a maggio, aprile e marzo sono dei mesi pazzi, e quindi c'è lavatrici su lavatrici, e più hai forniture meglio è. Comunque mi ha regalato questi bavaglini, sono bellissimi, in stoffa però impermeabili, che vuol dire che non va a sporcarsi sotto, quindi sono fantastici e hanno tutte figure diverse. La cosa carina è che hanno, vedete, tipo questo ha la giraffina, che così, eccola qui, si crea la giraffina. Sono veramente utilissimi, anche questi comodi per i viaggi, ma anche da tenere a casa. Poi abbiamo la Daddy Little Drive, guardate che carina che c'ha lo stop qui che va a chiusura, sono fatti nei minimi dettagli, sembrano ricamati a mano, sono veramente pazzeschi. Qui abbiamo la scimmietta, Hello Banana, la scimmietta ce l'aveva anche Auri a sfondo rosa, mi ricordo. Poi c'è la rana. E i bavaglini, per dire, di Aurora, vi dico la verità, ce ne avrò avuti una trentina forse, quelli sopravvissuti saranno una decina, e calcolate che lei ha passato un periodo di mesi e mesi interi dove praticamente non ha voluto indossare i bavaglini, quindi io lavavo, però appunto purtroppo i bavaglini si rovinano a forza di lavarli, magari c'è la muffetta se non lavi bene le pietanze dopo averli usati, insomma, quindi sono sempre utili. Il primo che avete visto, che è appunto l'aeroplanino, e poi c'è questo troppo carino nello spazio. Grazie di cuore a Vale e Fede, veramente siete state carinissime. Io queste poi le lascio in queste bustine finché non nasce, e poi li lavo, cioè finché non arrivo più o meno a fine settembre, che preparerò la borsa per il parto e tutto quanto, sempre corna facendo, dita incrociate. L'altro pacco che mi è arrivato è da parte di Bottega Verde. Bottega Verde, ci collaboro su Instagram, in realtà non sono pagata, mi mandano solamente prodotti da testare con delle novità. Scusate, mi sta scrivendo insistentemente Claudio, quindi ho paura che il pacco non sia andato a buon fine. Amore, sì, basta portare l'articolo con il codice, se l'hai preso praticamente, l'ha scannerizzato, dovrebbe arrivarti la mail che poi parte il reso, insomma. Ovviamente Auri ci ha guadagnato un unicorno morbido. È successo praticamente che ho fatto il reso di Amazon degli smalti e non mi ha dato né un'etichetta né mi diceva di imballare il prodotto, quindi ho detto oddio, ma mo glielo portiamo a quello, che figura ci facciamo? E invece niente, il giornalaio ci ha confermato che è così che si fa, che loro stampano direttamente un'etichetta e danno già i pacchi predisposti di Amazon da inoltrare, a me dovrebbe arrivare una mail. E poi niente, mi ha fatto vedere che Aurora ci ha rimediato un unicorno. È Aurora o il papà? Dite voi. Comunque, stavo dicendo, quindi di Bottega Verde in realtà non è che so pagato altro, semplicemente mi mandano dei prodotti. Hanno fatto uscire questa nuova linea che si chiama Incredibile.
Ragazzi, i packaging si sono rinnovati veramente in modo pazzesco rispetto a un tempo. Adesso sono molto più belli e mi hanno inviato appunto questo, che è un mascara, si chiama triplo volume con calendula. È un mascara che dovrebbe dare volume, quindi ha lo scovolino così, bellissimo, tipo a clessidra però con tre pallette. Loro mi hanno richiesto solamente un post, quindi io non so se riuscirò a farvi vedere bene l'effetto in una foto su Instagram, però se vi fa piacere e volete vedere la resa del mascara, magari un giorno mi trucco con voi, che è da tanto che non lo faccio, magari domani, che ne so, e ve lo faccio vedere. E l'altro, sempre della linea Incredibile, hanno fatto l'eyeliner waterproof tenuta 24 ore, cioè pensate, tantissimo. Sempre con calendula, questo è il packaging. L'eyeliner è così, quindi non è in penna, ma è di quelli liquidi, diciamo. La punta, ragazzi, è rigida, come vedete, e questo consente di fare delle linee davvero fine. Sono curiosa di provarlo, ma promette bene, sembra un nero gel molto intenso, quindi perché no? Adesso mi metto al PC a editare, e così almeno vi carico un video, perché oggi sono in ritardo con i caricamenti. E poi come fate a non vedere sta faccia ben giorno? Ditemelo, ditemelo. È vero, no, in realtà poi le haters che mi odiano, loro sono le prime che aprono i miei video, quindi è vero, a loro manco. Le persone normali stanno bene, che hanno una vita, stanno bene anche senza la mia faccia per un giorno. Però insomma, io, fatemi ci crede. Allora ragazzi, sono riuscito, tornato a casa, ho fatto lo svuoto della spesa con Era, ha fatto vedere, in realtà sono riuscito a spedire due pacchi, uno che ho appena lasciato, un reso di Amazon che ho riportato senza riconfezionarlo, la prima volta che succedeva, porti direttamente l'articolo con il codice, se lo prendono e parte il reso. Adesso invece vado a spedire un libro che Era ha venduto su Vinted. E niente, spediti i pacchi, siamo venuti un po' al parco giochi. Avevo paura che fossero bagnati, ma in realtà è tutto asciutto, poi non c'è neanche gente. Dove vuoi andare, papà? Scivolo. Sullo scivolo? Questa è l'altalena. Vuoi andare sull'altalena? Sì! Ecco qua. Bimba felice sull'altalena. Con l'unicorno stai a papà? Sì. Che hai rimediato dal giornalaio? Sì. Cioè te l'ha comprato papà. Dietro mi devo mettere? Vuoi andare più veloce? Veloce! Ecco, sta cominciando a gocciolare, non ci credo. Speriamo che mantiene un po'. E niente ragazzi, stavamo giocando al parco giochi. Ha cominciato a piovere. Vabbè, adesso torniamo a casa. Ragazzi, ore di cena, vi vorrei solo far notare una cosa, che mia figlia ha voluto a tutti i costi il bavaglietto che appena abbiamo ricevuto, insomma, che lei non li mette quasi mai questi, però siccome gli ho detto che era per il fratellino, ha voluto, quindi io sono abbastanza preoccupata perché già inizia. Che brava, come soffi bene! Che bocca grande! E i denti dove sono? Quanti denti! A mio papà! Ecco, ho visto che Claudio mi ha messo le polpette e ha detto mia papà. Guardate ora posso. Bene. Cotta? Devi soffiare. Bravissima. Comunque le assaggiate, raga, sono buonissime. Ragazze, da Aurora passione polpette passiamo a Claudio passione pulisci la cucina subito dopo aver mangiato, così sta diventando una casalinga. Felice di questa bella mangiata, vero? Vuoi scendere? Qua. Ragazze, dopo cena Aurora è voluta venire un attimo sull'altalena e non so perché sta dicendo Aio! Se c'è qualche sarda all'ascolto, dice anche forza Sassari. Forza Sassari! Come dici tu? Sassari! Ma perché? In tutto ciò, lì c'è Kira che sta facendo la guardia a Claudio.
Come se Claudio è un bambino sperduto. L'unico che sta dentro al caldo è Whisky. Aurora sta dicendo più veloce, ma più veloce di così. Ah! Ah! Te lo prendo sto piede, eh. Te lo prendo. Te lo prendo. Eccolo. E mo t'ho preso, che fai? Via! Allora ragazzi, tra un caffè americano che Claudio si porta a letto prima di dormire, ditemi voi uno con tutta sta caffeina come fa a dormire, che fa tanti auguri instancabile. Vi dico solo che devo trovare anche il coraggio di andare a struccarmi, perché neanche quello c'ho voglia di fare. Ragazze, come sempre, eccomi, molti giorni dopo. Oggi ho tra l'altro un po' di nausea, quindi strano, non mi capita mai solitamente questa gravidanza. Devo dire che almeno sotto questo punto di vista, tra diciamo nausea, non ho mai rimesso, non ci ho mai avuto chissà cosa, cioè sì, qualche volta nel primo trimestre un po' di acidità, così, ma devo dire, sotto questo punto di vista, abbastanza tranquilla, e direi pure meno male, perché invece mancava. Comunque, ho visto che avete risposto in tantissimi al sondaggio che ho messo ieri e volevo ringraziarvi. Praticamente ha vinto che volete un video al giorno, i minuti, diciamo 20-30 o anche più di 30, mi avete scritto la maggior parte che è indifferente, anche se nel sondaggio ha vinto più di 30. Io vi ho chiesto questa cosa perché vi dico la verità, da quando è iniziato settembre le visualizzazioni sono molto calate rispetto ad agosto, dove mi avete premiata, penso, per la presenza, non lo so, comunque erano molti di più, e quindi avevo paura che magari stavate perdendo interesse nei miei video, quindi che uno al giorno dopo un po' è pesante, rimanete indietro, non vi va di vederlo, e di conseguenza magari, ecco, prendete solo quelli con il titolo più accattivante, la copertina più accattivante, e ci stavo rimanendo tra virgolette un po' male, nel senso che comunque è brutto leggere magari il tuo video ha il 45% di visualizzazioni in meno, cioè proprio brutto. No, se fosse tipo un 5, un 10, un 15, uno dice pure chi se ne frega. Però ecco, comunque ho visto che voi volete comunque un video al giorno, e quindi io cercherò di accontentarvi adesso che ho tempo, ovviamente posso farlo, quando magari nascerà il bimbo sarà un po' più difficile, magari i video saranno di 10 minuti così ogni giorno, magari ogni 2, ogni 3, poi vedremo insomma come mi organizzerò, ecco, non posso prevedere il futuro. E oltre a questo, niente, volevo anche ringraziarvi perché ogni giorno veramente mi fate i complimenti per Aurora, su tutto, sull'educazione, su come mangia, veramente, quindi grazie, grazie, grazie di cuore, sono felicissima che apprezziate il nostro lavoro, perché comunque diciamo che dietro ovviamente una bambina felice, solare, educata, che dice sempre grazie, ci sta del lavoro dietro. Su alcuni punti vi dico la verità, non siamo bravi, cioè io non mi sento brava, anzi dovrei migliorare. In particolare io penso di aver fallito, possiamo dire, con il ciuccio, perché mi ero ripromessa di levarglielo a 2 anni. Adesso lei ha appunto 2 anni e 1 mese e sta andando male, ho paura anche per il periodo di regressione quando nascerà il piccolo, e soprattutto un'altra cosa che mi sento di aver fallito è quella di metterla col letto con noi, che in realtà sono un po' combattuta perché non lo vivo proprio come un fallimento, perché comunque, cioè, io sono contenta che dorme con noi, però è pur vero che certe volte vorrei un po' più di abbracci, coccole da Claudio, e purtroppo lei ha questo periodo in cui prima si metteva a un lato, dal mio o da Claudio, quindi io e Claudio stavamo tranquillamente vicini. Adesso io credo che lei senta appunto la presenza del fratellino sempre più vicino, o comunque in generale, e vuole stare sempre solo attaccata a me, quindi si mette al centro, però addosso a me, e quindi perché poi io laterale da me ho un po' paura perché adesso non c'è la protezione, e quindi niente, praticamente, ecco, lei dorme con me, se io poi durante la notte chiedo a Claudio di spostarla nel lettino, prima ci rimaneva e faceva tutta una tirata sul lettino, cioè l'addormentavo solo nel letto con noi e poi andava nel suo lettino, adesso invece si sveglia proprio durante la notte e torna da noi. A parte il fatto che ultimamente sta anche facendo degli incubi,
Alicia si sveglia e fa proprio no, basta, basta, oppure così. E infatti sono un po' preoccupata, nel senso che non è che vive chissà che cosa, da avere degli incubi, insomma. E penso capitano a tutti i bambini, non lo so, tranquillizzatemi, rasserenatemi. Però diciamo che magari col secondo, ecco, metterlo nel nostro letto, è che, cioè, sapete che c'è? Che quando sono piccoli sono veramente molto teneri, tu vorresti vivere il 100% della loro crescita, perché comunque, ragazzi, parliamoci chiaro, un anno, e il primo anno in cui sono proprio cuccioli, vola velocemente, neanche te ne accorgi. E quindi praticamente io la vedevo così piccola, indifesa, a parte, vabbè, i primi 3 mesi che ero sola, quindi non ce la facevo alzarmi giorno e notte, allattarla 12-13 volte tirandomi il latte ore e ore, era faticoso, quindi comunque per forze maggiori l'ho messa nel letto con me. Ma poi in generale, anche poi quando cresceva, era talmente piccola e dolce che non lo so. Poi Aurora ci ha sempre avuto il fatto che durante la notte si svegliava più di una volta, quindi anche per praticità è sempre rimasta nel letto con noi. Però stiamo ancora decidendo se fare la stessa cosa anche col secondo, perché in un certo senso stare in 4 in un letto è veramente un'ammazzata. Infatti prenderemo sicuramente la Next to Me in caso, e poi vedete lì c'è il lettino di Aurora attaccato. E però allo stesso tempo io sono una di quelle persone che vorrebbe crescere i figli tutti uguali, quindi non fare distinzioni. E però penso che anche questa distinzione, tra virgolette, la sceglie il genitore, a lui non procurerà mai un trauma a dire ah, Aurora ha dormito nel letto, io no. Cioè, non credo sia così, e perlomeno io non, se mia madre mi dicesse una cosa del genere, non è che mi risentirei meno desiderata. E per quanto riguarda appunto il ciuccio, invece, vabbè, ripeto, io volevo a 2 anni, adesso a 2 anni e 1 mese vorrei tentare. Il problema è che più aspetto, cioè più stiamo provando, e peggio è, non ci sono miglioramenti sotto questo punto di vista, e più si avvicina poi la data del parto dove avrà la regressione. Sono un po' preoccupata, nel senso che dico, magari mo sto 2 mesi a faticare, glielo leviamo, poi nasce il piccolo e lo rivuole. Infatti una di voi mi ha suggerito di farlo direttamente a Natale, quando comunque verrà Babbo Natale. Uno glielo spiega e gli dice che magari, che ne so, Babbo Natale per portarti i regalini e tutto quanto deve essere brava, deve levare il ciuccio, e appunto la convinciamo così. Quindi se avete altri consigli, quello di tagliarlo non ha funzionato, scrivetemeli. Ultima cosa che volevo parlarvi, e poi vi saluto perché sai, come sempre faccio i miei monologhi a fine video. Mi avete una ragazza che penso non mi segua abbastanza, mi ha chiesto se mia madre era morta, cioè non c'era più, perché io non parlo spesso di lei. Allora, a parte il fatto che in generale sia mia madre che mio padre non sono social, non hanno Facebook, non hanno niente, sono proprio antisocial, e di conseguenza non li ho mai inquadrati, cioè proprio raramente, tipo una volta su 1000 video che ho, e, perché rispetto le persone. Ma poi non ne parlo mai perché appunto non la vedo da tanto, e soprattutto diciamo che mi avete detto ma perché lei non viene, non ti viene a aiutare, non ti viene a trovare. Io credo in generale che non siano domande da porre, perché magari io con mia madre potrei avere un brutto rapporto, potrei non volerla vedere, insomma sono domande abbastanza intime della sfera privata, secondo me, da porre. Ecco, io non lo chiederei, almeno se non ho un minimo di confidenza. Questa ragazza che ha lasciato questo commento era il secondo che mi ha fatto, e il primo era peggio di questo, e quindi ok. Però ecco, diciamo che comunque, al di là di questo che non è il mio caso, ho detto più volte che mio papà ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 al 100%, e se ne occupa mia mamma. Già questo vi fa intuire che ci toglie tantissimo peso e lavoro da fare a me e mia sorella, soprattutto a me in questo momento, e quindi di conseguenza non è assolutamente necessario che si prenda cura anche di me, perché comunque ha un'età, e cioè già occuparsi di un'altra persona è difficilissimo alla sua età. In più cioè, non vedo perché dovrebbe venire anche da me, che comunque ho Claudio, mia sorella, che mi aiutano, ogni tanto viene mia cognata, e sta a posto così, ecco. Quindi diciamo che, vabbè, io ho cercato di rispondere in maniera tranquilla
tranquilla, non credo di essermi arrabbiata o risentita, però ecco, a me, cioè nel mio caso, non avete toccato una sfera privata, una sfera triste, brutta, però ecco, magari prima di porre queste domande un minimo informatevi, ecco, perché comunque magari non è il mio caso, ma in altri casi toccate delle sfere veramente magari delicate che una persona magari neanche vuole portare sui social o non vuole semplicemente narrare, ecco. Detto questo, noi ci vediamo domani, scusate questo patibolo.